Una delle operazioni più frequenti nell'uso di Inkscape è la creazione di copie di entità esistenti. Esistono diverse modalità per effettuare questa operazione. Partiamo da quella più classica, ovvero l'uso del sistema copia e incolla o taglia e incolla. Per effettuare una copia degli oggetti attraverso questo sistema, bisognerà selezionare gli oggetti e copiarli utilizzando l'icona corrispondente nella toolbar principale o il menu a tendina Modifica, Menu Edit, Copy, o la combinazione di tasti Ctrl-C. Quindi, selezionato l'oggetto, cliccando Ctrl-C, avremo depositato le informazioni relative all'oggetto nella memoria del computer. Sarà poi necessario incollarle sul documento o anche su un altro file attraverso il comando incolla e quindi attraverso l'icona corrispondente, il menu relativo, piuttosto che l'utilizzo della combinazione di tasti Ctrl-V. Qualora si utilizzasse appunto la combinazione di tasti, la posizione del cursore servirà anche a determinare la posizione dell'oggetto inserito, quindi della copia dell'oggetto. L'uso dei comandi copia e incolla o taglia e incolla, oltre a permettere la creazione di duplicati, consente anche di effettuare alcune specifiche operazioni utili su Inkscape, come ad esempio l'inserimento di un oggetto all'interno di un gruppo esistente. Creato il gruppo, potremo spostare un oggetto all'interno di esso, selezionando l'oggetto, tagliandolo, quindi utilizzando il simbolo delle forbici o la combinazione di tasti Ctrl-X, e entrando dentro il gruppo, e per farlo utilizzeremo un doppio clic su uno degli elementi appartenenti al gruppo, e possiamo verificare, ed è bene farlo, che ci si trovi all'interno del gruppo attraverso la finestra, attraverso il menu a tendina Current Layer che troviamo nella barra di stato. Ecco, una volta all'interno di questo gruppo potremo incollare l'oggetto o utilizzando la combinazione Ctrl-V come abbiamo fatto poco fa, oppure utilizzando il comando Paste in Place, incolla sul posto, o da combinazione di tasti Ctrl-Alt-V. In questo modo, oltre ad aver inserito l'oggetto che abbiamo poco fa tagliato all'interno del gruppo, lo collocheremo nella stessa posizione da cui lo abbiamo tratto. Adesso, cliccando all'esterno, potremo vedere come il gruppo è composto di tutti gli elementi. Sempre in questa sezione, quindi sotto il menu Edit, troviamo un altro paio di comandi interessanti, in particolare il comando Paste Style e Paste Size. Questi due comandi ci consentono, rispetto all'oggetto copiato, di copiare le proprietà e gli attributi di un'entità, come il colore di riempimento o la linea di contorno, su un altro oggetto. Quindi una volta copiato l'oggetto, selezioniamo un altro oggetto e dal menu Edit clicchiamo su Paste Style, incolla stile o da combinazione di tasti Shift Ctrl V. Abbiamo infine la possibilità di trasferire le dimensioni di un oggetto attraverso il comando Paste Size. E quindi potremo copiare un oggetto, Ctrl-C, e selezionato un altro oggetto, applicare queste dimensioni.
Un altro modo per creare delle copie di oggetti esistenti più veloce è l'uso del comando duplica, raggiungibile attraverso il menu Edit o attraverso la combinazione di tasti Ctrl-D. In questo caso, il nuovo oggetto si situerà esattamente sopra l'oggetto originale. Negli esempi che abbiamo visto, gli oggetti creati non hanno alcuna relazione con gli oggetti da cui sono stati generati. Su Inkscape è tuttavia possibile creare delle copie di oggetti che mantengono una relazione con gli oggetti originali, riflettendone le modifiche sostanzialmente. Queste copie istanziate vengono definite cloni. Per creare un clone, oltre al menu Clona, Crea clone, possiamo utilizzare la combinazione di tasti Alt-D. Anche in questo caso, l'oggetto creato, la nuova copia, verrà collocata esattamente sopra l'oggetto originario. Quello che cambia è che adesso, modificando le proprietà, le caratteristiche dell'oggetto, appunto, di partenza, queste andranno a modificare anche l'oggetto generato. E questo vale non solo per gli attributi, quale appunto il riempimento, il contorno, ma anche per la dimensione, la rotazione, eventuali deformazioni e anche qualora questo venisse trasformato in una path. Le trasformazioni a questa assegnate. È possibile riconoscere un oggetto clone dall'indicazione che ci viene fornita nella barra di stato, ma è anche possibile, leggendo il codice del file, quindi leggendo le righe dell'SVG creato, verificare che questo oggetto è un oggetto che ha un riferimento, un link a un altro oggetto, in questo caso appunto l'oggetto ellisse4208 che corrisponde chiaramente al suo originale. È possibile individuare l'originale di un clone anche utilizzando la combinazione di tasti Shift-D. In questo caso verrà selezionato l'oggetto originale e una linea ci indicherà questa relazione. Il comando si trova anche sotto il menu Edit, Clone, Select Original. È possibile naturalmente creare più cloni dello stesso oggetto. E anche creare cloni di cloni. Gli oggetti clonati mantengono alcuni gradi di libertà, ovvero è possibile applicare delle trasformazioni o agire su alcune delle loro proprietà senza che questo comporti delle modifiche all'oggetto originale. È infatti possibile non solo spostare gli oggetti clonati nel disegno, ma anche deformarli, ruotarli. E queste trasformazioni verranno a sommarsi a quelle già presenti o applicate sull'oggetto originale. Oltre alle trasformazioni principali, quindi posizione, rotazione e scala, è possibile modificare altre caratteristiche degli oggetti clonati, quale ad esempio l'opacità o la sfocatura. Chiaramente
Ci sono tuttavia degli aspetti che non possono essere modificati su un clone. In particolare, per esempio, non è possibile modificarne la geometria, la path. Non è neanche possibile assegnare un diverso colore a riempimento o al contorno. Questo in realtà è possibile farlo se all'oggetto originale questa informazione, questa proprietà, ovvero quella del colore di riempimento, non viene assegnata. Per farlo, clicchiamo col tasto destro sulla casella del riempimento che troviamo nella barra di stato e impostiamo Unset Fill. Disattivando il riempimento, il colore di riempimento, sostanzialmente lasciamo libertà ad ogni clone di avere un proprio colore di riempimento. Per rompere il legame tra un oggetto e l'oggetto originale, tra un clone e l'oggetto originale, è possibile utilizzare il comando unlink clone. In questo modo l'oggetto assumerà di nuovo autonomia, per cui sarà possibile modificarlo ed editarlo nelle proprie caratteristiche. È anche possibile, tuttavia, modificare il puntamento di un oggetto clone. Per farlo, dobbiamo copiare un oggetto e quindi raccogliere, tenere in memoria le informazioni relative all'oggetto e selezionando il clone che vogliamo reindirizzare all'oggetto copiato, richiamiamo il comando relink to copied. L'oggetto molto probabilmente cambierà posizione, ma a questo punto sarà correttamente reindirizzato all'oggetto copiato. Cancellare un oggetto di cui sono esistenti dei cloni comporterà la rottura del legame tra questi e l'originale, che quindi torneranno ad essere delle path modificabili. Un comando molto potente, ma anche abbastanza complesso, è il comando Create Tiled Clones. Il comando si presenta sotto forma di finestra di dialogo, che comprende numerosi tab, da cui è possibile impostare tutte le opzioni, necessarie all'uso dello stesso. In particolare, il comando è finalizzato alla creazione di una serie di cloni. Il comando permette l'utilizzo di 17 diverse regole per la creazione di queste serie, regole che si rifanno ai gruppi di simmetria che sono utilizzati, ad esempio, nell'ambito delle arti decorative per la creazione di temi generati dalla ripetizione di motivi, appunto. Non ci soffermeremo in dettaglio sull'utilizzo di questo comando, che si presenta, come è facile capire, abbastanza complesso, e rimandiamo alla guida del programma per un maggior approfondimento. Vediamo tuttavia, per avere un'idea del funzionamento del comando, qualche applicazione. Se ad esempio volessimo creare una serie composta da tre righe e cinque colonne
della path selezionata. Una volta impostato il gruppo di simmetria, e in questo caso si tratta di una semplice traslazione, e impostato il numero di righe e colonne, basterà cliccare sul tasto Create. Se vogliamo inserire uno spazio tra una copia e un'altra, allora potremo aumentare il valore nelle caselle corrispondenti nella sezione Shift. Ad esempio, in questo caso possiamo aumentare lo spazio tra un oggetto e il successivo lungo l'orizzontale aumentando la distanza tra le colonne. Per modificare invece la distanza tra le righe, aggiungeremo un valore nel campo corrispondente relativo allo scostamento sull'asse Y. Possiamo anche decidere di far slittare una riga rispetto a un'altra, impostando uno scostamento sull'asse X tra una riga e l'altra. Dalla sezione Scale possiamo invece definire un incremento o un decremento degli oggetti clonati mano a mano che questi vengono creati. Ogni modifica che applichiamo all'oggetto, vedremo nella parte bassa della finestra di dialogo di questo comando il numero di oggetti creati e sarà possibile cliccare su Remove per cancellare tutti gli oggetti. Il comando Reset invece reimposterà tutto alle condizioni iniziali. Come è facile intuire, il comando apre molte possibilità. Ad esempio, attraverso alcune specifiche impostazioni sarà possibile creare una serie polare, ovvero una serie attorno a un centro. E sarà possibile anche modificare tra una copia e l'altra valori relativi alle proprietà, agli attributi degli oggetti, quale ad esempio il valore di sfocatura o quello di opacità. Ulteriori interessanti modifiche sono infine quelle attuabili sulla variazione cromatica che può avere la serie. In questo caso è necessario però che l'oggetto originale non abbia un colore impostato e quindi sia richiamato l'impostazione Unset Fill.